Buonasera e benvenuti a Sport Regione. Una giornata di sport ma anche una giornata di lutti allo stadio Arechi. La Salernitana da oggi è in Serie A e ci è arrivata con grande competenza. Sentiamo Berto. Fino a una settimana fa tutti avremmo immaginato una Salerna in festa in questo giorno, magari i collegamenti col centro della città. Invece, nonostante lo storico traguardo centrato, si è giunto solo qui nello stadio Arechi e in maniera peraltro molto composta. Una grande gioia, lo vedete, lo dice ancora lo striscione alle mie spalle, non potrà mai cancellare un forte dolore. Giustamente soddisfatto il sindaco De Luca, perché se la squadra ha pareggiato lo 0-0 bastava per conquistare aritmeticamente la promozione attesa da mezzo secolo, la città ha vinto in solidarietà e civiltà. Poco fa ci hanno portato in postazione due edizioni straordinarie, quella del mattino, grazie, dice il mattino, e quella di cronache del mezzogiorno, eccola, naturalmente evidenziata la lettera A in entrambi i casi. Domani lunedì normalmente non esce, invece sarà in edicola anche la città. Ma vediamo il servizio che abbiamo realizzato sulla partita, può andare in onda. Solo striscioni di solidarietà, niente coreografie, la festa può attendere, queste in campagna sono giornate di lutto. Più ariosa e spettacolare la manovra della Salernitana, più essenziale quella del Venezia. Due interpretazioni di buon livello, anche se col freno psicologico determinato dalla consapevolezza della forza degli avversari. Le cose migliori le due squadre le fanno lontano dalle porte, alle quali si avvicinano in pochi, tra questi il Veneto cossato in avvio di gara ed il capocannoniere Di Vaio che cicca una palla che avrebbe potuto spedire direttamente in porta. Tecnicamente il capocannoniere si rifà ad inizio ripresa, anche se il suo tentativo di pallonetto non soffice gli effetti sperati. La replica è di Svuot, che tuttavia si allarga troppo sulla destra e perde l'opportunità. Negli ultimi minuti solo palleggi. Poi il trionfo con molta amarezza, senza invasione pacifica del campo, e un arrivederci a Venezia in Serie A. Dicevamo, ha vinto Salerno città, soprattutto ha vinto il pubblico dell'Arechi, ha pareggiato la Salernitana ed è in Serie A, ma sentiamo cosa è accaduto dopo la fine della partita nel servizio di Gianfranco Coppola. Subito dopo la linea tornerà a Napoli. Arrivederci da Salerno. Sembrava un sogno, presidente. Ci siamo riusciti finalmente, 4 anni di sacrificio e di lavoro. Il premio per tutte le componenti. Bellissimo. Per tutte le componenti, giocatori, società, tifosi, mai come stavolta tutto così. Ce la siamo meritati. Un tecnico del 2000, dicono tutti. Un allenatore che ha potuto di lavorare in una buona società. Meglio di così non poteva andare, è un coronamento veramente di tanti anni di sacrificio, non solo nostro ma di tutta la città, ce la siamo anche meritata. Una grande soddisfazione per tutta questa gente, per dedicata sicuramente per la gente di Sarno, di 15, per tutti quei paesi che sono stati colpiti dalla tragedia. Due promozioni in una, la Salernitana e Di Vaio finalmente da promessa a realtà del calcio italiano. Ah, sono contentissimo, spero di realizzare un altro sogno, che è quello di vincere la Serie A Cannonieri. Speriamo di farcela anche alla fine, così saranno una grande annata. E subito dopo i tifosi hanno ammainato le bandiere e soprattutto gli ultra sono andati nei loro covi di entusiasmo e hanno raccolto fondi per i disastrati della zona di Sarno, di 15, di Siano, di Episcopio, di Bracigliano. Da Salerno abbiamo avuto una grande lezione di sport e di civiltà. E adesso vediamo la classifica con la quale la Salernitana, dopo una cavalcata davvero straordinaria, dopo 51 anni è arrivata in Serie A. 65 punti la Salernitana, con ben 25 punti sul Castel di Sangro che ha 30 punti. 35 punti. Dunque un clamoroso successo, atteso 51 anni, e ci sarà anche spazio più avanti per una grande